Ultimo giorno di riposo per i calciatori della Samb, perché domani inizieranno la preparazione ai play-out previsti per domenica 31 maggio e per il 7 giugno. Il DG Spadoni e il segretario Marchionni si sono recati nella giornata di ieri in Lega a Firenze per definire con il Lecco le modalità di svolgimento per i play-out. I biglietti dovranno avere un costo minimo di 10 euro, tagliando per la tribuna centrale sarà di 25 euro, mentre quello per la tribuna laterale di 14. Il settore ospite dello Stadio Lombardo ha una capienza di 802 posti e in caso di richiesta superiore verrà concesso ai tifosi rossoblù anche un altro settore, se le forze dell'ordine acconsentiranno. Entrambe le formazioni disputeranno un amichevole in questa settimana di pausa per prepararsi al meglio. La Samb unirà l'utile alla beneficenza, in quanto si recherà all'Aquila per affrontare domenica 24 maggio una rappresentativa dal nome L'Aquila Insieme, composta da calciatori dell'Aquila Calcio e delle squadre dei paesi limitrofi al capoluogo abruzzese. I biglietti potranno essere acquistati nei soliti punti vendita al costo di 10 euro e i proventi saranno devoluti ai terremotati. Il Lecco invece affronterà il Renate, squadra che milita tra i dilettanti sabato 23 maggio. Appena pochi minuti fa è stata firmata l'intesa con la famiglia Tormenti, giusto Sergio? Sì, è stata firmata l'intesa preliminare, come erano gli accordi. Adesso aspetteremo anche il campionato per vedere un attimo la categoria in cui parteciperemo e la certificazione del bilancio per fare il passaggio delle quote, come erano gli accordi. Secondo quanto è stato firmato oggi, ancor di più diciamo è interesse di tutti, della Samb, di Spina, dei Tormenti, che la Samb a questo punto mantenga la prima divisione. Beh, è l'obiettivo che ci eravamo prefissato all'inizio di questa avventura, e quindi è obbligatorio provarci in fondo. Un appello ai tifosi alla città? L'appello a lunedì prossimo, ci mettiamo sotto, speriamo stadio pieno. Poi la settimana prossima sicuramente faremo, ecco, già qualche nome di organigramma, la società, insomma, ecco, qualche novità.